Il commissario, in questo mondo, ma non voglio essere polemico, in cui tutti sembra che vivano felici e contenti, siamo chi più chi meno fregati e avviliti, mortificati dall'eterno tormento. E forse così, allacciati male e tutto è asimmetrico. In questo mondo anormale. E quindi in questa società di bestialità, di esposte e poi semioscurate falsità, che vorrebbero esporsi come soddisfacente beltà, dicevo, in questa società ci vuole veramente la nudità. La nudità del candore o del torpore e del litore in mezzo al fetore. Quindi sarò zitto, ascolterò le urla silenziose dei miei pensieri tormentosi e vi tormenterò, o vi alletterò, vi piacerò, vi attrarrò oppure vi schiferò. Commissario Hoffman. Quindi. Esponiamoci, balliamo, brindiamo, ingrassiamo, dimagriamo, danziamo, volteggiamo, scriviamo, poetizziamo, romanziamo, dobbiamo essere romani, rumeni, greci, ellenici, spartani, romantici, scarmigliati, scalognati, sfortunati. Ringiovaniti, precocemente invecchiati e poi rinsaviti, restaurati. Uomini, voi forse non lo siete. Siamo condottieri, gladiatori, siamo parolieri, romanzieri, bugiardi, siamo tutti grandi attori, un po' pagliacci, un po' seri, seriosi, melodrammatici. Un po' disgustosi, poi abbiamo le pupille, le iridi, gli occhi arrossati, il rossore, il pallore e il nostro piacevole, godibile, amabile folklore, giusto? Momento di suspense. E quindi mostriamoci, e voi mostri, non celatevi, non nascondetevi. Forza, venite allo scoperto, voi accostate al buio. Vi scoprì, vi ho scoperto, vi scopro, vi scoprirò. Quindi riflettiamo, ponderiamo bene e flettiamo il busto, il bacino. Non diamo bacini da Giuda. Giudei, ipocriti farisei, il falò nel suo splendore o nel suo orrore. Un uomo imputridito, un uomo avvilito, un uomo che ha appena scandito. No. Scandirà parole ammandate di poetica leggiadria e di splendida sobrietà per incantare chi lo volle incatenare. E un falò scatenato, pelato, malandato, maladocchiato, ancora fenomenale. In modo insopportabile si tocca i capelli. Uomini, toccate, uomini. Voi andate ritoccate. Sì. Quindi il commissario ne sa uno più del diavolo. Non è cornuto, ma, ripeto,
Ripeto sempre le stesse cose, sono monotematico e ripetitivo. È un uomo con le corna in testa e non praticò il trapianto di corne, ma ti dà una corna, una cornea. E ricordate, usate le cornamuse e Luisa Corna, ex showgirl che mostrava tutte le cosce, diamo fiato alle trombe, andava trombata, andava sinceramente scovata. Uomini, usate i cornetti contro di me, io non sono superstizioso, ma voi sì, quindi bisogna darsi alla rinomanza, per me, per voi, alla cartomanzia, no, alla scaramanzia. Siete scaramantici? Ah, potete usare tutti gli amuleti, ma non funzioneranno, perché io sono un pazzo, non completamente pazzo, un pazzo lucido, come amuleto. Quindi prenda l'amuleto e se lo ficchi nel di dietro, bellissimo. Essere o non essere, e questo è il problema. Problema un altro, servono i soldi in questa società, tutti vivono nel paese dei balocchi e anche dei baiocchi. Io occhio non sono Pinocchio, mentre tu non ti piacque Luisa Corna. E allora mi sa che sei un po', già lo fosti, lo eri, lo sei, lo sarai, un po' Finocchio, così sia scritto, così sia fatto. Allora, cari figli d'Androcchio, uomini, lo conoscete questo? Miss, mia cara Miss, a proposito trombette, trombetta, mi saluti col trombone di suo padre, tocco a colori, Miss, mia cara Miss, l'altra sera nel culo gliel'ho miss, fu un orgasmo e anche un amplesso, dolcissimo come una saporita gustosa succulenta mousse, ti faccio anche il mousse. Quindi uomini, nelle prossime elezioni, quando ho votato voto il falò, uomini, donne, commentatori, tromboni, uomini trombati e ricchioni, stati in orecchi, si dice così, mentre si dice che orecchie per intendere intenda, e se lei è dell'altra sponda, vada con quell'uomo sotto la tenda, estendi tutti i tendini. Uomini, con quella tendenza, uomini, attenti. Sì, state solo attenti. Allora, ricordate, tutto parte da questo. Altrimenti, voi uomini, anche voi donne, non sareste nati. È chiaro? Quindi io sono Dio, il creatore, il padre di tutti, no. Sono un povero disgraziato. E voi nasceste, io invece, parafrasando Totò, signori si nasce, io modestamente lo racqui, voi nasceste perché i vostri padri, vi ho detto tutto, quindi figli di puttana, perché i vostri padri andarono con delle baldracche, ve lo posso dire e garantire, si salvi chi può, io non vi salvo, io non sono il salvatore. Ripeto, non sono un uomo messianico, non sono un profeta, non sono nessuno. Sono Gesù Cristo, un povero Cristo. Sono un uomo senza maschera pirandelliana. Sono uno, nessuno, centomila. Sto dappertutto, sto qua, poi là. Mi baccherà? E ricordatevelo. È accattato il! Avete visto l'oro di Napoli? C'è Sofia Loren, c'è anche Totò. Ehi, ha cazzato via! Il commissario, un uomo sciupato come questa cover, usurpata, no, usurata. Usurai, strozzini, io strozzerò ogni vostra bugia, grazie al potere della mia fantasia. Quindi uomini impotenti, qui la vostra vita finisce. E la fine di tutto, se non ci saranno più figli maschi né figlie femmine, andate tutti sterminati, uno sterminio
Sono un uomo dalle facoltà intellettive sterminate, un uomo sconfinato. Adesso sto sconfinando. Fra poco uscirò. Sto uscendo. Un buon libro è un po' folle, è stampato. Un libro bislacco. Commissario. Quanta gente presuntuosa, questi bulletti. Non è mia attitudine, diciamo, dover indagare su questi personaggi abietti che legiferano, che emettono sentenze, che decretano e che alla fine sono fondamentalmente conformisti, abbastanza appaiati, allineati. Ecco, alla medietà. Sì, conformista. Io sono difforme dalla media, sono un uomo deforme, non uniformato, quindi informatevi, altrimenti io vi informerò e vi metterò nel forno, vi infornerò. Lo dice il falò, che poche volte utilizza il phon, soprattutto nelle giornate solari. Un uomo che asciuga i suoi capelli, no, i cattivi pensieri della gente. Umida, umida, che con troppa precipitazione atmosferica, no, in maniera troppo precipitosa, giudica in modo poco sfizioso per me, poco armonioso. Falò, un uomo ancora vigoroso, un uomo sicuramente fastidioso, perché scardina le certezze di chi. Col prossimo è sempre poco complimentoso, e poi se la prende se gli si rinfaccia la verità. Diventa anche permaloso. Non va bene, no, assolutamente. No, no, no. Commissario, falò. We are the world, we are the children. Ah, vivete in una favola, ma siete uomini favolosi. Ma, il mio. Sono irritante, sì. E voglio irritarvi, no, la mia pelle irritare, infastidire, sì. Nonna, che stress! Lavoro sempre e mangio di fretta. Per il riflusso, che malo. Ah, rivedere tutto, o vedere la vita con chiarezza, con estrema nitidezza, e chiarire alle persone. Malate, sì, di scarsa purezza, ma la verità. Persone ossessive, ossessionate da qualcuno che sta loro antipatico perché desiderarono, desiderano e desidereranno, credo che glielo proibiranno, sì, qualcuno della legge. Desiderano omologare, appiattire, livellare, normalizzare. No, mi spiace, non ho ancora capito come si sta al mondo. Malgrado qualcuno fu angariato, ferito, picchiato. E voglio picchiare duro, insistendo, a costo, sì, a muso duro, a costo di apparire indigesto. Dovete sputare il rospo, perché se non digerite le fitte allo stomaco, le sconfitte, dovete semplicemente berci sopra. È difficile bermi in un bicchiere d'acqua e soprattutto costringermi a vivere una vita in cui dovrei prodigarmi svolgendo un lavoretto dignitoso, così non apparirei gnomignoso, neanche un gnomo. E ridere nella finta contentezza della frivolezza e di una cattoborghesia che,
semmai accuso il prossimo di nefandezze, di essere una vivente monnezza. No, grazie, non ci tengo. Non voglio insegnare in qualche istituto tecnico ad ammansire e pedagogizzare i ragazzi, ammaestrarli da maestrino o da maestrina. E non voglio giostrarmi tra falsità e malcelate, ecco, dissimulate verità non rivelate per paura di essere giudicato. No? Giudicatemi pazzo, fuori di testa, non adatto a questo mondo, tra virgolette, normale di animali, di bestialità, di uomini e donne carnali. Questo è quanto. Quindi ora beviamo e andate farvi fottere. La gente imbevuta di cazzate, delle persone poi stordite, storpiate o suggestionate, o semmai qualcuno desiderò che venissero invalidate perché risultarono poco valide secondo i loro parametri, i metri di giudizio, orridi, erronei, veramente sbagliati, no? Quindi, se vi eravate sbagliati, ancora sbagliate, se sbagliaste, sbaglierete? No, non sbadigliate, eravate un po' addormentati, quindi per voi ci vuole una vista lunga, lungimirante, da uomo intuitivo, brillante, che non è caduto, crollato, naufragato. E non è stato fregato dalle vostre insincere idiozie, dalle vostre menzogne inaudite. Continuerò a vivere così, giullareggiandosi. Il giullare ilare, l'ilarità generale di chi mi deriderà e il falò se ne fotterà. Trallalero, trallala, il problema dove sta? Avete presente le regole dette, pronunciate da Robert De Niro, i Ronin di John Frankenheimer assieme a Jean Reno? Regola numero uno. Voi siete brutti e vi dovete attenere alla verità, senza sindacare, cioè insindacabile. Regola numero due, non c'è due senza tre, quindi passiamo alla terza regola. Lei, se non si atterrà alle mie regole, in testa una tegola prenderà. Le faccio anche tie. E se non le sta bene, che le dica saluto ma mamma, saluto ma sorte. Quindi ne vogliamo parlare di quelli quasi 80 anni che non hanno combinato un cazzo nella loro vita di merda e da merda, che inveiscono, cercano di castrare o castrare il prossimo. Non sarebbe convenuto loro sfidarvi. Perché non posseggono lucidità. Oramai totalmente asfaltati, totalmente istupiditi, forse così, in maniera innata, sono dei deficienti inauditi e io continuerò a parlare così, in questa voce così. Roca potrebbe turbare le coscienze, per appunto ipocrite, falsamente tranquille, di chi vuole che tu viva in tranquillità, nella stupidità. Sì, io vengo tormentato da molti pensieri. Io sono un pensatore, d'altronde i latini affermarono, asserirono, sostennero cogito ergo sum, quindi sono cogitabondo, vagabondo, peregrino e anche tremebondo, ma forse James Bond. Che mondo di virilità, no? Di viltà. In tutta onestà, che vi posso dire? La gente parla.
Io qui fumo. Non so la realtà sfumare, soltanto, ecco. Stavo delirando, sa, solamente delirare, farneticare, giudicare, il dito puntare, ma ora la gente si impunta, la gente impuntatasi, la gente andrebbe educata, andrebbe, secondo me, internata, andrebbe fermata, sedata, paralizzata, così che non commetterà più atti esecrandi, atti, perdonate il brutto gioco di parole, a immobilizzare le coscienze altrui, a infangarle. Poi qualcuno vorrebbe tutta la verità insabbiare, ma il commissario Falò, sapete, è un tipo inarrendevole, è irredimibile. No, no, non deve redimersi da nulla e vuole colpevolizzare chi commise delle colpe che non possono essere perdonate, quindi gente imperdonabile, lo so, so, sì, lo so, so che posso turbare, ma io sono un essere perturbante, qualcuno, qualche invece minuscolo essere microscopico, mi punterebbe il dito, guardate quel falotico pervertito, beh, odio il moralismo, il bigottismo, odio la caccia alle streghe. Qualcuno crede alla stregoneria, oppure che mi stia inventando delle diavolerie per sfuggire a questa piccola borghesia, ma quello che voglio dirvi è che la gente parla, ma poco quaglia, il commissario invece indaga e questo libro naturalmente, conigli miei, consigli per gli acquisti, vuole consigliere. Lo trovate disponibile sulle maggiori catene librarie online. Stavo dicendo maggiore, siamo uomini o caporali. Ci sono le donne maggiorate, ci sono i maggiolini. Sì, quel film, maggiolino tutto matto come me, che scorrazza, che a volte scorreggia. Come tutti gli uomini si soffre di flatulenza, di aerofagia, di meteorismo. Ma com'è il clima? Le previsioni meteorologiche? Uomini. Poco logici, che ragionasti in maniera illogica, poi ci si può ammalare della malattia metafisica, guardare la vita in maniera alogica, ma voi siete ignoranti e disconoscete alcune sfumature e tendete invece a, ripeto, giudicare per rifilare all'altro una grossa fregatura, ma io me ne frego, sono un manifreghista, sono un artista, ma sono uno così, parla, da solo, è pazzo, la follia in mezzo alla folla, la massa. Quindi non ammazzatemi e non ammassatemi. Lo so, non mi dovete linciare. Comunque mi piace David Lynch, perché io sono una lince, io adoro le strade perdute, Lost Highway. Poi recuperata, riagguantata e ancora percorsa, perché l'asfalto lo voglio, ecco, percorrere io e non vi dovete, cimentare, a giudicare, bensì io voglio, le vostre rabbie, fomentare, no, 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 voglio cimentare la certezza, questa sì, secondo cui bisogna vivere con destrezza, con spericolatezza e con coraggio e intraprendenza senza venire annichiliti, senza arrendersi dinanzi alla deficienza. Quindi uomini malati di demenza, è una malattia difficilmente curabile, mentre io sono incurabile, quindi sì, sono vulnerabile, ingenuo, quindi mi correggo. Sono inculabile, a meno che non ribalti la situazione, la posizione sia per voi a 90. Sì, per cui lo si riceve analmente e non voglio dire sconcezze banalmente, quello che voglio dire è che prima di espellere, emanare giudizi facili, bisognerebbe analizzare situazioni complicate. A me piace
vivere in maniera contorta, dedalica, perdendomi fra i decumani stradali e anche tra gli anfratti miei neuronali. Sono una persona così, stramba, forse sono Gio Rambo, so calcolare l'area del rombo, d'altronde lo si impara in terza media. Quindi uomini, voi vi fidate delle fake news propagateci, propinateci dei mass media, ma io non sono un uomo medio, ma questo è un dito alzato, e quindi se voi siete stati inculati, mi dispiace, godete di questo inghiappettamento, perché io ho ancora anni da vivere di pieno godimento, quindi con ardimento, con giustezza e giustizia, io vi dico che ora siete voi quelli che rimpiangono gli errori commessi, e siete l'incarnazione del più penoso lamento. Se sì, è questione di mente, mi è demente, quindi rammentate ciò e curatevi, inculatevi, fottetevi, me ne fotto, sono strafottente, quindi irriverente. Il farò al commissario inspector, e ho ispettorato la mia sincerità, la mia franchezza, quindi non frangobollate il prossimo, non stigmatizzatelo, altrimenti vi inghiappetterà. Così è, così sarà. Avete presente Robbie Williams in Jack di Francis Ford Coppola? Non sono io. In The Fisher King di Terry Gilliam, non sono io. Nell'attimo fuggente, sono io. Cene aziendali, avvocati, medici. Beh, lavori nobili, ma ci sono anche gli artisti, i poeti, i romantici, gli scrittori, i recensori. Dead Poets Society, Carpe Diem. E molta gente sfuggirò gli attimi più belli e poi rimpiangono quei momenti trascorsi, oramai superati. Io sono insuperabile. Sono anche il grande Lebowski, a proposito di Jeff Bridges, che duetta con Robbie Williams, e mi piace anche il cantante Robbie Williams, quindi io posso dire ciao. Il commissario sta rincasando, quindi quello che posso dirvi è: lasciate vivere i giovani e non tarpate le loro armi. Siamo persone inventive, creative, brillanti, scattanti, dinamiche, masse col vecchiume, i vecchi rimbambiti con le loro bogliettine rachitiche, racchiettine, no, racchiume, rende brutto. Quindi l'addestramento è solo incupimento, intristimento. La brillantezza del commissario Falò, che vede ogni caso con estrema lucentezza.